Gentile alto il blocco di Bilan, si allarga il croato, poi finta di assistere Bornella, prova ad andare spalle a canestro fino in fondo, semigancio di un'eleganza incredibile per i primi due punti, 14 completi secondi per andare a finire l'azione d'attacco, si alza e realizza il tiro da tre punti. Filipovic, Kane lo ferma in qualche modo, poi uno contro uno di Katic, il tentativo di tiro all'ultimo secondo disponibile. Molte volte sembrano forzate, ma anche nell'indole, nel DNA dei giocatori del roster della società del presidente Sardar. Adesso alza il pallone con Sassari, ancora primo piano per Miro Bilan, lo schema libera nell'angolo. Già detto che comunque non vuole, non ha infatti intenzione di smettere, e ovviamente siamo tutti molto contenti per questo. Poi il gioco a due tra Justin Robinson e Tyler Kane. Su di lui c'è Trell, poi Katic, palla canestro con Gerald Robinson a marcarlo. Treyer, ancora Barnell, spalle a canestro adesso per Kaspar Treyer, vediamo se riesce a trovare spazio, si gira sul perno, poi una rovesciata, segna un bel canestro. Poi ancora Gerald Robinson, si ferma, Figlioia spazio, non tira però perché va a chiudere bene Kruslin su di lui, dalla parte opposta Drell da tre punti, vediamo se ripartono. Gentile fermato ancora da un ottimo Figlioia in difesa, poi Robinson lo scarico per un contropiede, stavolta benissimo condotto da Pesaro. Bornella, marcato proprio da Drell. Gentile, sale il blocco di Bengius, attenzione un altro tiratore da tre, si alza, impeccabile anche lui. Ah, poi riesce a scaricare per Bilan, stoppato da Kane, il contropiede immediato dalla parte opposta, Kundrell che va a schiacciare. Ancora Bilan, arriva Bengius, spazio, finta tiro da tre, poi non tira, lo fa invece Gentile. Con Spissu che spinge, Bilan rimane solo e Spissu lo pesca. Rimbalzo conquistato da Filipovic, quindi Justin Robinson con il contropiede, rientra immediatamente la formazione sassarese, ma Figlioi con il Katic adesso in ruolo di playmaker, il pallone per Bornella. Prova ad avvicinarsi al canestro, spalle al canestro, rotazione sul piede, perno e poi riesce. Ottavo punto per Bornella, vediamo se risponde subito con la schiacciata di Marco Filipovic. In qualche modo Filipovic non tocca nemmeno il ferro dalla parte opposta, conduce il contropiede Katic e va ad evitare anche il tentativo di stoppata. Altro time out, un segnale di resa. Questo mai, ma evidentemente la consapevolezza che è molto difficile rimontare, soprattutto se Kane non riesce a fermare Bilan. Si aspetta solo la fine del match, il saluto obbligato, 99-74.